Eccomi qui, sono tornata con altre ricette buonissime, facilissime, talvolta sane, talvolta no. In questo caso abbastanza sana, si può servire come antipasto oppure come secondo piatto. Si tratta di una cipolla ripiena di una polpetta di carne buonissima. Tutto pronto in un 15 minuti, quindi ci sediamo a tavola, ce la gustiamo e poi hashtaggatemi su Instagram con la foto di questo piatto. Spero tanto che vi sia di ispirazione, se vi è piaciuto un bel like, se vi va iscrivetevi e condividete. Ciao! Per questa ricetta abbiamo bisogno di un uovo, 2 o 3 cipolle, pan grattato QB, 300 g di carne mista, olio e sale. Quindi in una boule inseriamo la carne trita, l'uovo, il sale, il pane grattugiato, quanto basta perché il composto sia morbido e non troppo duro e allo stesso tempo non si appiccichi alle mani. Quindi tagliamo le estremità della cipolla, le prime due foglie, quella secca e quella un po' più coriacea. Inseriamo in una boule di Pyrex e andiamo in microonde con funzione microonde 900 W per 5 minuti. Ora le nostre cipolle sono morbide, si possono quindi sfogliare, lasciamole magari un pochino raffreddare. Quindi facciamo delle... Quindi aggiungiamo pane grattugiato, un po' di olio e io ho aggiunto anche due chiodi di garofano, così per aromatizzare un pochino. Vado in microonde con funzione combinata per 7 minuti al massimo della potenza. Ora è il momento di servire. All'interno vi garantisco la carne rimarrà morbida. Io ne dispongo 3 per piatto, si tratta di un antipastino. Quindi decoro con una fogliolina di basilico e un po' d'olio e un po' di pepe. Ciao!